Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui con la nostra carriera alternata, il nostro sesto episodio, il terzo da parte mia. Sto entrando adesso sulla carriera, non ho ancora visto niente, l'apro adesso insieme a voi. Lo scorso episodio di Ricky io non l'ho visto, anzi l'ha appena registrato, quindi è impossibile che l'abbia visto. E adesso vado a vedere cosa è successo. Ok, non ci sono state, penso, partite in campionato. Ha preso Conti? Ha preso Conti, è il suo pupillo, è il suo pupillo. Suarez è ancora qua, bene. Ha preso Conti, va bene, io ho preso Montolivo. Poteva prendere anche Nagatomo, secondo me, ma adesso voglio vedere un pochino. Ha preso Conti, bene, è andato via Busquets, quindi sono entrati 50 milioni, ottimo. Ha dato via Vidal all'Eibar, un po' ritrattato, 10 milioni Mathieu al City. Khatoum, vabbè, è andato in prestito. E poi basta, questi sono i miei acquisti. Quindi ha preso solo Conti, ha solo venduto, però probabilmente ci saranno tante trattative in corso e magari vuole capire cosa vado a fare io. Quindi andiamo alle trattative di mercato e vediamo quali sono in corso. Hazard, attenzione, mi sa qualche scambio, non lo so. Hazard potrebbe essere interessante. De Bruyne, Verratti ancora, Dybala e sempre Dembélé. Però prima di giocare la prima del campionato volevo farmi un nuovo schema, lo chiamerò Leo 2, che sarà l'alternativa, perché non so se riuscirò a utilizzare veramente il 4-2-3-1 stretto, anche perché non so se avremo abbastanza trequartisti, non sarà facile. Abbiamo molti centrocampisti centrali tipo Iniesta, Rakitic, forse è meglio utilizzare un modulo come ad esempio questo 4-3-2-1, non sarebbe male perché abbiamo un centrocampo abbastanza completo, tutti e tre centrocampisti centrali proprio di ruolo, ma possiamo mettere anche Seri volendo al posto di Thuram, possiamo mettere anche centrale, un pochino più difensivo rispetto a Iniesta e Rakitic, e poi avremmo Agüero come ATS, Messi come ATD e Suarez come ATT. Oppure forse ancora meglio il 4-3-1-2 con Agüero e Suarez prime punte, Messi dietro le punte come COC. Questo cosa vorrebbe dire per la trattativa di Ricky? Se voglio andare a utilizzare più un 4-3-2-1, forse meglio Hazard. Se voglio utilizzare più un 4-3-1-2, forse meglio De Bruyne, che può essere utilizzato sia come CC che come trequartista. Eccoci qui con il nostro 4-3-1-2, coppia d'attacco incredibile, Suarez, Agüero, Messi dietro le punte. E ancora Neymar in tribuna. Vediamo di riuscire a venderlo questo Neymar. Eccoci qui nella Liga, l'esordio del nostro Barcellona. Ecco qui Leo Messi, Agüero, Suarez. Ci sono veramente tutti. Messi, buono per Agüero. Agüero, subito Agüero col driven shot, un po' debole. Buono Messi. Vede il movimento ancora di Sergio Agüero. Agüero prova a rientrare, lo fa bene. Passaggio in mezzo per André. Iniesta è l'ombra dell'istoria, il nostro capitano. 1-0, vai così. Ora allarghiamo il gioco sempre per il nostro Alessandro. Vede, Rakitic finisce il primo tempo. 1-0, l'ha sbloccato a Don André. Partito Messi, l'ho visto. Semedo, c'è la deviazione. Farò anche dei cambi. Siamo al 65esimo, minuto giusto. Iniesta è un po' stanco. Potrei anche mettere Arda Turan oppure Rafinha, che voglio farlo un pochino crescere. Pure Piqué lo vedo un po' stanco, voglio mettere Koulibaly per avere un po' più di fisico lì dietro, anche se Piqué è messo abbastanza bene. E continuiamo. Dai Semedo, grande così, riparte lui. Semedo vuole il filtrante, lo riceve Semedo, incredibile. Grandissimo acquisto Semedo. La mette in mezzo, non proprio. Vabbè, ho parlato un po' troppo presto. Rafinha, Rakitic. Rakitic ce l'ha il tiro! Che gol! Rakitic! 2-0 a 5 dallo scadere. Chiude la prima partita, i primi 3 punti nella nostra liga. Gran gol di Rakitic, gran botta. Per questo che voglio puntare molto su questo ragazzo. Veramente forte, un grandissimo tiro, mi piace veramente tanto. Chiudiamo. Oddio. Palla alta, non ci sono problemi. Possiamo rinviare, forse sarà anche la fine della partita. Ci manca comunque pochissimo. Siamo comunque in vantaggio, sì, 2-0, finisce la prima di campionato, 2-0, gran risultato, primi 3 punti in campionato.
E adesso andiamo a concludere questo mercato, perché sono veramente curioso di vedere le offerte, che ancora non l'ho vista per bene. Tra l'altro non ho ancora visto il risultato di Ricky in Supercoppa e vado immediatamente a farlo. Ok, ha vinto 4-1, bravo Ricky, bravissimo. Quindi possiamo andare tranquillamente con la Supercoppa in mano in questa Liga. Andiamo a fare anche gli allenamenti. Lui ha messo, guardiamo un pochino per la sessione precedente, Agüero, Rafinha, Umtiti. Metterei più Semedo io. Semedo a me piace tantissimo. Mantiene il possesso, ci può stare. Poi Rafinha, Umtiti va anche bene. Va anche bene, Rafinha. Ci puntiamo entrambi molto su Rafinha, quindi va bene così. Direi di avanzare con gli allenamenti. Guardiamo un pochino. Nessuno che sale, anzi sì, Umtiti diventa un 84. Tanta roba, adesso abbiamo tre difensori veramente ottimi, soprattutto per la difesa a 3 di Ricky, che gli ho fatto quasi un piacere, penso, a prendere Koulibaly. Adesso ha tre difensori veramente ottimi e non deve utilizzare Mascherano, che sinceramente in difesa a me non piace molto. Io ne ho due, tre a rotazione, quindi ottimo. Avanziamo e aspettiamo un po' di mail. Eccole che arrivano. Quindi offerta accettata per Verratti e per Dybala. Scambio Neymar-Dybala, uno scambio abbastanza azzardato, però tanta roba. Aspetto entrambi, voglio vedere De Bruyne e Hazard, o Hazard, insomma, come volete chiamarli. Ok, rifiutato il Dortmund, Dembélé non si può prendere. Offerta accettata per Hazard a pari con Neymar. Hazard e Dybala, sinceramente vado a prendermi Hazard tutta la vita. Tutta la vita Hazard. Tra l'altro Dybala, ok, l'erede di Messi va bene, eccetera, tutto, ma abbiamo già preso Agüero, quindi secondo me uno come Hazard, per poter anche pensare di variare il modulo, comunque Hazard come trequartista o come punta è tantissima roba. E poi tra Verratti e De Bruyne forse andrei più a prendere Verratti, perché comunque utilizzando, se vado a utilizzare il 4-3-2-1 ma anche il 4-3-1-2, utilizzo 3CC, mentre De Bruyne è più un trequartista. E trequartisti abbiamo già Messi e avremo uno tra Dybala e Hazard. Quindi tra i due io vado a prendermi Eden Hazard. Ragazzi, Eden Hazard è un nuovo giocatore del Barcellona, quindi addio Neymar, scambio alla pari. Lo so che ci perdiamo perché Neymar ne vale di più, però se non arrivavano offerte noi Neymar ci dovevamo tenere, e la serie si chiama Post Neymar, quindi Neymar doveva andare via per forza. Verratti ancora aspetto, voglio aspettare un pochino e vedere cosa succede. E per Dybala purtroppo dobbiamo andare a rifiutare, viene rifiutata automaticamente avendo mandato via Neymar. Quindi continuiamo con la simulazione, aspettiamo la mail per De Bruyne, perché dovrebbe arrivare anche quella per De Bruyne. Ci dovrebbe essere anche quella della conferenza stampa, quindi ottimo lavoro. Per il brand abbiamo già raggiunto l'obiettivo, quindi perfetto. Qui ragazzi ancora Hazard non lo voglio far esordire, lo farò esordire probabilmente nel secondo tempo. Questa è la formazione che scenderà in campo con Koulibaly al posto di Piqué. Voglio un pochino cambiare qualche giocatore per far girare un pochino la squadra. André Gomes davanti alla difesa, Arda Turan al posto di Rakitic, e il trio d'attacco è sempre il solito. Eccoci qua per la seconda di campionato contro l'Athletic Bilbao, quindi grande sfida. Prima della chiusura del mercato è l'ultima partita questa. Insomma, tanta roba, tanto in palio, perché comunque l'inizio del campionato è importante. Non bisogna commettere fin da subito passi falsi, perché il Real sarà sicuramente lì pronto a attendere i nostri errori. Quindi partiamo subito forte, vediamo cosa è in grado di fare questo Barcellona. Agüero per Suarez, ancora per Agüero. Aspettano l'inserimento di André Gomes. Oddio, l'intervento all'ultimo, Agüero prende in testa un difensore, sennò poteva essere anche gol, perché aveva tirato molto bene, aveva preso bene la palla. Buono, qui la palla è recuperata, ancora Messi. Vai Messi, è partito lui. Messi col tiro, ancora calcio d'angolo, siamo sempre pericolosi. Palla di Testegen, e qui finisce il primo tempo sullo 0-0. Siamo stati molto aggressivi, carichissimi all'inizio, non abbiamo trovato il gol. Abbiamo un po' faticato nella seconda parte di primo tempo, quindi adesso dobbiamo recuperare un pochino la forma, ripartire magari con calma e andare a cercare questo gol. Bravo Don André, per Messi. Messi rientra, va bene ancora, per Luisito, libera il destro, alto ancora, ma troviamola sta porta. Farò un cambio, diciamo, tra virgolette, particolare, andando a mettere Hazard e
Rakitic per Aldo Torano e Iniesta, Hazard va a fare il trequartista e Messi va a fare il CC a destra, così, a random. Eccolo qui, la prima palla, il primo pallone, Eden Hazard, subito in velocità. Mamma mia, eccezionale sto giocatore. Agüero, dietro, per Suarez, subito per Hazard, potrebbe essere subito esordio con gol. Incredibile, Hazard tiene palla in qualche modo. Con le skill, Hazard! Mio Dio, mio Dio. Andre Gomes, ancora di là, Rakitic, buono, Suarez, per Hazard, ancora Hazard, ancora la parata di Arrizabalaga. Ma rubare palla e ripartire, bravissimo, penso Koulibaly. Sono tutti di colore in difesa, vabbè. Tagli, Hazard, per Suarez, 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 prova a rientrare, in mezzo, per Andre Gomes, non può sbagliare, non può sbagliare, Andre Gomes, a 5 dalla fine, la sblocca lui, 1-0, grandissimo gol di Andre Gomes, grandissimo inserimento, ne ha fatti tanti in questa partita, mi è piaciuto particolarmente Andre Gomes, quindi lo andremo a riutilizzare abbastanza, lui che va a prendere il posto di Busquets insieme a Seri, lì davanti alla difesa, si alterneranno, almeno per me, quei due, veramente ottimi. Rakitic, mettici te che un pochino più alto di Messi lo sei, non tanto, ma va bene, Messi di testa, eccezionale, libera lui l'area, c'è Hazard che prova a mantenere alta la pressione, se ruba palla e gol, non la ruba, ma c'è la vittoria, altri 3 punti importantissimi, iniziamo con 6 punti, 0 gol subiti, ottima difesa, tra l'altro ci siamo costruiti un'ottima difesa, devo dire, con questo mercato, Koulibaly, Alessandro, Semedo, grandi acquisti in difesa, e poi lì in attacco Hazard e Agüero, due veramente top player dalla Premier League. Adesso dobbiamo solo chiudere per l'ultimo giocatore, dovrebbe essere Verratti o De Bruyne, adesso vediamo. Non capisco perché se n'è andata via la trattativa con Verratti, quindi dovrò rifarla molto brevemente, quindi 70 milioni diretti per Verratti sperando che accetti, e anche De Bruyne non lo trovo più, non so perché, ho fatto aspetto un attimo, si vede è scaduta, ma non pensavo scadesse subito, quindi provo anche con De Bruyne, per lui forse ne serviranno un po' di più, vado con 80, tanto ne abbiamo 96, Neymar non ce l'abbiamo più, però non ci sono problemi, non dobbiamo fare altri acquisti, almeno a mio modo di vedere, perché comunque giocatori in regia ne abbiamo tanti. Però mi dispiace, ma era scaduto proprio l'offerta, non la trovavo più. Peccato, perché ho fatto aspetta per un giorno e non c'è. Adesso offerta troppo bassa per entrambi, rialzano tantissimo. Posso provare con un pochino meno, provo con 85, proprio perché non mi rimane molto tempo. Anzi, ragazzi, vado sul sicuro, mi dispiace, probabilmente sarebbe potuto prendere a meno. Però 90 milioni diretti per Verratti, penso accettino. E Manchester City ne voglio 126 per De Bruyne, io vado a offrirne, facciamo 100, non ci dovrebbe essere problemi con il budget stipendi, 100 milioni sono tantissimi, però ragazzi purtroppo mancano 9 ore e non voglio lasciare fuggire questo ultimo colpo, quindi guardiamo un pochino cosa ne penso, offerta accettata per entrambi, Manchester City troppo bassa, ragazzi ci andiamo a prendere Verratti. Assolutamente, mi dispiace pagarlo, penso almeno 10 milioni in più di quanto vale, di quanto potevamo a quanto potevamo prenderlo, però a sto punto meglio spendere 90 milioni per Verratti che 120 per De Bruyne. Vado a modificarlo subito, De Bruyne a questo punto tramonta, vado a prendermi Verratti, forse anche più contento Ricky, non lo so sinceramente. E a questo punto il 4-2-3-1 tramonta del tutto perché non abbiamo trequartisti, assolutamente non abbiamo abbastanza. Quindi andò a utilizzare comunque il 4-3-1-2 che a me piace molto, è piaciuto molto in queste prime partite. Vado a modificare il contratto per Verratti perché sennò poi si arrabbia, povero Verratti. Diamogli i nostri 4 anni, i nostri 180.000 e giocatore chiave, prima squadra. Sarà titolare molto probabilmente perché è un ottimo giocatore lì davanti alla difesa, andremo probabilmente a mettere lui. Accettato il contratto, quindi Marcolino Verratti con tutta la sua ignoranza arriva a Barcellona, ci rimangono 10 milioni che potrebbero essere utilizzati poi in futuro, più 300.000 di stipendi, quindi abbastanza per il mercato anche di gennaio. Vado a chiudere le ultime ore, tanto non penso di chi voglia fare altre trattative, comunque penso di avergli preso anche il giocatore che più voleva tra i due, perché De Bruyne comunque se lui continuerà a utilizzare quel modulo non lo vedo tanto come CC, è più un trequartista De Bruyne puro, quindi ci sta. Guardiamo se arrivano qualche
qualche trattativa, qualche altra offerta, che il nostro giocatore arriva una mail, guardiamo un pochino, per Mazip che tra l'altro lui è andato via, quindi io direi di accettare questo 1.3 milioni, nella realtà proprio è andato via, quindi ci sta accettare questo 1.3 milioni, tanto abbiamo Silesen e Ter Stegen, non è un problema, assolutamente, due portieri bastano a mio modo di vedere. Andiamo a chiudere queste ultime 4 ore di mercato. Come vedete, la migliore offerta è quella di Verratti, che passa dal Paris Saint-Germain al Barcellona, poi Icardi dall'Inter al United e poi Busquets dal Barcellona all'Atletico, quindi ha una rivale, però ragazzi, 50 milioni per Busquets mai me li sarei aspettati. Ha fatto bene Ricky poi a accettare, ha fatto anche bene Ricky a non accettare Suarez, l'ho buttata lì proprio come sfida, ma sapevo che lui l'avrebbe annullata, perché insomma, o annullata o rifiutata, insomma, sapevo che non sarebbe andato in porto, era solo un pochino per sfidarlo. Quindi ragazzi, faccio questi perché molti sono via per le nazionali, quindi simuliamo tutti gli allenamenti, chiudiamo qui l'episodio, quindi penso sia stato abbastanza breve ma molto intenso, perché siamo andati a chiudere veramente con le ultime mosse di mercato. Abbiamo preso Eden Hazard e Marcolino Verratti in cambio di un po' di soldi, e Neymar che ovviamente doveva andare via, siamo riusciti a sbolognarcelo, quindi questa è la rosa molto probabilmente che utilizzerò io, anzi penso che andrò a eliminare il 4-2-3-1, perché questo 4-3-1-2 mi è piaciuto molto in queste due partite e penso di riproporlo. Io ragazzi vi invito a lasciare un mi piace, perché secondo me abbiamo creato una bellissima squadra, un bellissimo Barcellona post Neymar, due ottime vittorie in campionato per iniziare bene con 6 punti, abbiamo vinto la Supercoppa nello scorso episodio, l'ho scoperto io adesso, quindi insomma capitemi. Vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.